Parte da oggi questo ciclo di incontri organizzato da LaborNA, un laboratorio politico per avvicinare la società civile alle istituzioni ed essere cittadini attivi. Oggi si inizia con Comune di Napoli e Città Metropolitana. Sì, è un laboratorio che nasce proprio con l'obiettivo di restituire al cittadino la piena cittadinanza in termini di diritti e di doveri, quindi di consapevolezza del proprio ruolo, e quindi il primo passo è proprio quello di formare soprattutto i giovani, ma è un laboratorio aperto a tutti, su quelle che sono le basi delle istituzioni democratiche, sia a livello locale, quindi intorno al mondo del comune, delle municipalità, delle regioni, sia a livello nazionale e internazionale, quindi fino a livello del Parlamento europeo. Uno spazio particolare è dedicato al mondo della comunicazione, che oggi è un po' il convitato di pietra della politica, è il generatore di consenso e agisce con strumenti che sono enormemente diversi dagli strumenti nei quali almeno la mia generazione è cresciuta. E quindi è giusto che affrontiamo questo tema con consapevolezza e con la conoscenza anche tecnologica che c'è dietro. Nei prossimi mesi, marzo, aprile e anche ovviamente febbraio, ci saranno altri incontri che da Comune di Napoli e Città Metropolitana poi si passerà anche alle istituzioni nazionali e internazionali. Sì, esatto, c'è un primo ciclo di 6 incontri, i primi 3 incontri si estendono da oggi con la partecipazione del sindaco Manfredi diciamo come diciamo patrocinio e si estendono a febbraio con un prossimo incontro dedicato appunto alle istituzioni nazionali. A marzo ci sarà l'incontro sulla comunicazione, poi chiuderemo il primissimo ciclo, almeno la prima fase del primo ciclo, parlando di Europa. Sul sito di LaborNA, laborna.it, è disponibile poi il programma completo, la scheda per aderire. Il laboratorio è aperto a tutte le età, è libero e privo da qualunque connotazione partitica, ovviamente. È un momento di cultura e di formazione di cittadinanza. A proposito di Europa, quanto è importante l'informazione e quanto è importante che i cittadini si avvicinino alle istituzioni ora che bisogna spendere i fondi europei? Questo è fondamentale perché stanno arrivando fondi a valanga e per una volta sarebbe bello se questa fosse l'opportunità per distribuirli in modo equo e non a pioggia oppure in modo insensato, come purtroppo in qualche caso è capitato.